ringraziandovi di cuore, inizio dalla professoressa Antonella Tiburzi, studiosa di storia della Shoah in Italia e delle comunità ebraiche sul fronte orientale europeo, docente di didattica di storia e didattica della storia della Shoah presso l'Università di Bolzano, membro di Euroclio e di Paideia, fondatrice del Centro Studi di EduShoah a Merano e responsabile di didattica della storia della Shoah per l'Ispettorato alla Scuola di Lingua Italiana in Alto Adige. Ho anche solo il piacere, un secondo, di ricordare due tue pubblicazioni, Un mondo estinto, la comunità ebraica di Brody e il suo destino. Avevo ascoltato la tua presentazione insieme al professor Saletti, che speriamo di cooptare presto nel nostro gruppo. E come insegnante mi fa proprio piacere ricordare i tuoi interventi su 900.org, perché sono sempre fonte di conoscenze e di utili spunti anche proprio sulla metodologia. Quindi ne ricordo i due che mi sono segnata del 2022 e del 2024, che ho letto con grande piacere: insegnare la storia locale, una story map come strumento didattico per la classe, e Irvonte, le pietre d'inciampo degli ebrei altoatesini e la elaborazione della memoria in Germania. Ultima cosa, sempre da insegnante, per cui per me il tuo lavoro è un punto di riferimento, il canale YouTube, perché appunto è utile per chi fa il mio mestiere e fa un minimo, proprio in piccolo, di ricerca, come la sottoscritta, proprio in piccolo piccolo. E il tuo intervento quindi darai un inquadramento dell'azione Tefir, dove, come e perché. Grazie ancora, ti cedo la parola, scusami, ti ho preso 2 minuti. Grazie Maddalena, sei splendida, veramente generosissima e veramente grazie. Sono felice di esserti amica oltre che collega, diciamo così, ecco. Posso solo dire una piccola introduzione: a questo webinar partecipano anche Romina Casagrande, Patrizia Biaggi e Amelia Schilirò, che sono delle colleghe molto molto impegnate sull'argomento, sulla Shoah, molto motivate a lavorare nelle loro classi, nelle loro scuole, e hanno fatto progetti eccezionali, quindi sono molto contenta che facciano parte anche di questo gruppo oggi, insomma. Quindi grazie a tutti gli altri. Poi allora condivido, presento, ecco qua. Ecco qua. Riuscite a vedere? Tutto a posto. Perfetto, ok. Allora la metto, è abbastanza grande la presentazione per vederla? Sì, okay. Sì. Sì, perfetto, ok. Ok. Il tema che giustamente voi avete proposto è naturalmente ricco di informazioni. Abbiamo giustamente, voglio sentire anch'io Sara e Marcello, molto piacere. Dunque darò delle indicazioni generali, visto che parliamo di questo evento storico centrale della politica nazionalsocialista sotto diversi aspetti. E dunque io ho iniziato a parlarne in termini generali, diciamo così, e proprio per cercare di introdurre, ma anche cercare di capire quali sono le modalità per cui poter, diciamo così, discutere, approfondire, insegnare anche questo argomento così, così complesso. Dunque, l'Aktion Tefir, dove, come e perché, dunque, così importante. Ok. Dovrebbe, perché non va? Ok. Dovrebbe scorrere. Allora, scusate, interrompo un attimo. Prendo. Eccola, ecco, okay, la seconda. Allora devo procedere dall'altra parte. Perfetto, okay. Grazie. Allora, niente, grazie a voi il feedback. Come è molto vasto, naturalmente, come questione. Bisogna dire, in modo generale, introduco per poi andare magari in più in casi qualitativi e più nello specifico, però
Naturalmente questo è un argomento che meriterebbe tempi molto più lunghi, però capisco bene. Dunque, l'arte 4 innanzitutto non ha origine in Germania, ma ha origine un po', diciamo, origine in tutta Europa, in particolare anche negli Stati Uniti, dove il concetto di eugenetica e il concetto di fornire una scienza che divida un po' per certi versi la popolazione in due parti. Da una parte quelli destinati al miglioramento, perché sono già, come vengono definiti per esempio dagli scienziati americani, pseudoscienziati americani, quello che è una popolazione adatta al miglioramento, si usa spesso questo termine, e quindi un miglioramento e uno sviluppo dal punto di vista per esempio genetico, e invece quell'altra parte, e poi adesso andremo più nello specifico, vengono definiti vite senza valore, no? Che sono strumenti un argomento che viene trattato ampiamente già alla fine dell'Ottocento. Se pensiamo già al ricercatore scientifico britannico Francis Galton, che concepì questa teoria dell'eugenetica. Questa eugenetica che poi ha un passaggio verso quella che è l'igiene della razza, se pensiamo solo alla parola igiene, che significa pulizia, no? E dunque pulizia della razza. E anche qui c'è un'analisi un po' su due sponde. Da una parte abbiamo un'eugenetica negativa, cioè quello che spinge gli scienziati a prevenire il peggioramento della predisposizione genetica, per esempio di alcune patologie, piuttosto che di alcuni problemi fisici. Dall'altra parte invece abbiamo l'eugenetica positiva, che spinge appunto a sostenere il miglioramento, diciamo così, della razza, secondo il termine che troviamo per esempio negli trattati di scienza negli Stati Uniti. Si usa sempre la parola race, cioè sempre la parola razza, non si usa mai la parola essere umano o elemento, diciamo così, che caratterizza gli elementi che caratterizzano l'essere umano. Dunque l'igiene della razza viene considerata positiva o negativa, che però prevedeva in entrambi i casi, diciamo così, sia per il miglioramento che per sostenere il suo miglioramento o prevenire il peggioramento, comunque l'uccisione dei malati. E per malati vedremo poi tutta una serie di patologie che vengono poi considerate dal nazionalsocialismo come discriminanti, diciamo così, per l'esistenza o meno di un essere umano. L'altro elemento che viene preso in considerazione in questo trattato di scienza dell'eugenetica o dell'igiene della razza è quello del controllo delle nascite. Va bene? Mi ricordo al Museo delle Scienze di tanti anni fa a New York, dove c'erano proprio questa propaganda eccezionale che veniva diffusa, in cui si vedeva che un bambino con la pelle nera naturalmente aveva un posto inferiore nella società rispetto a un bambino biondo, in salute, diciamo così. E questo fu un elemento che aprì la porta un po' per certi versi al contesto scientifico ormai nazificato nell'ambito della T4. Una parola che troviamo sempre nei trattati invece della T4 nazista è quello di definire questi esseri umani affetti da diverse patologie come delle esistenze zavorra, ovvero che rappresentano un peso. Ecco, e questa parola, questo termine, come potete vedere, c'è un uso attentissimo e scrupoloso. Sappiamo benissimo, no, che i nazisti, un po' come tutte le dittature, però i nazisti in particolare, si impegnarono moltissimo nella propaganda oculata e precisa per i propri obiettivi, per i propri scopi. Ecco, vediamo proprio una delle foto che compariva nei trattati di medicina all'università in Germania e poi dal 38 anche in Austria, Das Leben nur als ein Last, cioè ovvero la vita come un peso. E vediamo che il termine peso viene rappresentato perfettamente da questo poster in alto a destra, dove si vede questo uomo che tipica rappresenta l'ariano nazista, l'ariano tedesco, portare sulle sue spalle addirittura un essere umano con le fatture di una, diciamo così, con l'aspetto di una scimmia, oppure un altro con delle difficoltà. Vediamo che sono due elementi, questi importantissimi, che espongono un elemento chiave, cioè l'economia.
va bene? Cioè i tuoi soldi, quindi la costruzione, no, di un nuovo popolo, mentre invece, diciamo, i malati costano 60.000 marchi del Reich all'anno ai tedeschi, quindi si usano i vostri soldi. È una propaganda oculatissima. Si mostrano i malati come un peso per la società, per l'economia e, a partire poi dal 39, per l'economia di guerra. Poi vengono mostrati come non in grado di appartenere alla razza guerriera. Se pensiamo, no, a questo poster in alto dove si vede questa figura, che di fatto gli scienziati aderiscono a questo pensiero, no, anche perché dicono: ma è vero, una persona malata, affetta da diverse patologie, non può andare in battaglia, non può combattere, non può affrontare una guerra. Va bene? E poi l'idea di esporli nelle foto, assolutamente diffuse ovunque nella società nazificata, emergono solo i problemi e le incapacità. Vedete, in queste foto riconosciamo delle patologie evidenti, però sappiamo benissimo che non tutte le persone affette da patologie poi hanno sempre momenti così, così difficili, ecco, diciamo così. Mentre invece le foto che vengono fatte, queste sono tutte foto che sono state ritrovate per esempio all'archivio a Lichtenberg, all'archivio a Berlino, all'archivio centrale di Stato di Berlino, dove si trovano appunto foto in cui rappresentano appunto i malati soltanto nelle loro fasi critiche. Come fu possibile? In realtà sono diversi i fattori, naturalmente niente è spiegabile con lo sterminio di esseri umani, tuttavia però ci sono dei contesti che bisogna considerare. Prima l'aspetto culturale, cioè il miglioramento della razza e l'allevamento degli adatti, che è questo termine che i nazisti un po' mutuano dalla scienza, la pseudoscienza statunitense. Le teorie di Ewald Melzer, no? Che è il sondaggio che lui fa alla fine dell'Ottocento, in cui chiede alle famiglie tedesche se liberarsi, usa proprio questo termine, liberarsi dei loro figli affetti da varie patologie non sia in realtà per loro il diritto a morire in modo indolore, no? E poi il rifiuto da una parte delle chiese che dicono che non si può accettare una teoria del genere, però dall'altra parte alcune chiese, in particolare quelle sassoni, sostengono che appunto l'esistenza di bambini disabili sono in realtà delle punizioni contro i vizi, contro i peccati, se vogliamo così, degli uomini, e quindi per questo andavano eliminati, perché in questo si eliminava anche il peccato. Alla fine degli anni 20, quindi prima dell'avvento poi del nazismo, in Germania si è affermata quindi questa pseudoscienza per l'eliminazione. Andiamo nel periodo proprio strettamente legato alla fase precedente alla guerra. Sappiamo benissimo che le sanzioni, diciamo così, inflitte giustamente alla Germania dopo la Grande Guerra, vanno a determinare profondamente la crisi economica appunto del paese. A questo si aggiungono dopo qualche anno la crisi economica globale, no, del 29, e dunque in entrambe le situazioni si coglie un po' questa occasione contingente, oggettiva, della crisi economica mondiale, dunque però in questo caso proprio della Germania, in cui i malati vengono visti come un costo e quindi come un peso, e nello stesso tempo non sono sono improduttivi per lo sviluppo di una società che si affrontava ad affrontare una guerra. Dunque sono improduttivi perché non producono e non possono contribuire allo sviluppo di questo paese, che ha tutto il bisogno di svilupparsi, perché, ripeto, le pesanti sanzioni dopo la Grande Guerra e poi la crisi economica del 29 avevano creato una società impoverita dalla crisi economica. Dunque si comincia a circolare in modo assolutamente capillare l'idea che un malato non rappresenta un peso e non appunto un elemento positivo. Nello stesso tempo, sappiamo bene, il nazismo, il nazionalsocialismo, come anche il fascismo italiano, si affermano grazie all'idea del suprematismo, naturalmente il suprematismo bianco, ariano, che è un elemento della politica. L'altro elemento è il disprezzo proprio degli ideali liberali, umanitari e internazionalisti. Se pensiamo soltanto al crollo degli elementi che erano ai valori e ai principi della rivoluzione francese, cioè ugualità, uguaglianza, fraternità e libertà, che vengono totalmente distrutti dal concetto del nazionalsocialismo. E quindi anche un concetto di forza e dinamismo. Ecco perché qui
nel concetto di forza e dinamismo si inserisce proprio, diciamo così, l'idea di, che i malati non possono intervenire in nessuno, non possono essere suprematisti bianchi, non possono affermarsi nella politica, va bene? E dunque anche il concetto di forza e dinamismo rientra in questo. Le prime vittime, andiamo nel merito appunto dell'articolo 4, le prime vittime sono i bambini. Siamo già ancora nella primavera, nell'estate del 39, dunque prima di quella affermazione poi rappresentata in una lettera del 1 settembre retrodatata, si avvia un'operazione segreta per uccidere i bambini disabili. Diciamo che in questa fase c'è una fase di convinzione mal riuscita da parte del nazionalsocialismo, cioè quello di convincere i tedeschi che i loro figli possono rappresentare un costo per l'economia e lo sviluppo di un'economia. E dunque bisogna dargli degli strumenti per veramente convincerli che in realtà i loro figli andavano curati nelle strutture specifiche. Vediamo adesso com'è l'evoluzione, anzi l'involuzione di questo. A partire già dall'agosto del 39 si emana un regolamento che imponeva a tutti i medici e quindi tutto il personale sanitario di denunciare i neonati, i bambini sotto i 3 anni che erano affetti da diverse patologie. Nell'ottobre del 39, quindi qui andiamo nella fase successiva, si invitano le famiglie a portare i figli disabili negli ospedali pediatrici in Germania e in Austria. Nel marzo del 38 abbiamo l'Anschluss, l'annessione dell'Austria, dunque anche l'Austria fa parte del Terzo Reich. E quindi si trattava non di ospedali pediatrici, ma si trattava dei primi centri di sterminio dove si somministravano dosi letali di farmaci, oppure si inizia ad applicare questo piano che poi vedremo svilupparsi anche in tutti i centri, ovvero quello del Sonderkost, ovvero quello di lasciare letteralmente morire di fame i pazienti, sia dandogli pochissimo da mangiare oppure addirittura nulla, va bene? E quindi le vittime in questa fase hanno dai pochi mesi ai 17 anni, dunque una fase centrale, diciamo così, e iniziale della loro vita. In questa fase abbiamo circa 10.000, diciamo così, bambini tedeschi che vengono assassinati in questo modo e vi assicuro che sono storie particolarmente importanti che possono essere oggetto di approfondimento, per esempio, negli studi o nelle classi, dunque lavorare un po' anche sulle storie qualitative. Vi faccio soltanto un piccolo esempio, naturalmente Irma Sperling, che era un'ebrea della comunità ebraica di Hamburgo, che viene deportata e uccisa a Steinhof, che era questo centro appunto di cura, secondo la traduzione, a Vienna, no? Un importante centro, mentre invece viene eliminata. Abbiamo poi Ernest Lossa, che è il famoso bambino Jensen, cioè ovvero di questa appartenenza alla cultura nomade, ma in realtà poi lui e la sua famiglia erano ben stanziati ad Augusta, appunto Augsburg, e che viene ucciso a Irsee appunto nel 1944. Lui ha ispirato il film naturalmente Nebbia in agosto, appunto molto importante. L'ultima, io ne ho preso soltanto queste tre perché ho lavorato un po' più nello specifico su di loro, ma naturalmente le storie sono molte. Irmgard Stelbrick, che soffriva di, era vittima di un matrimonio combinato, quindi soffriva molto di naturalmente esaurimento nervoso e viene più volte spostata fino a essere portata in questo piccolo centro di Lemgo e viene assassinata nel 1944. Un elemento importante che, per esempio, l'ultima vittima fu Richard Jenne, che viene ucciso a soli 4 anni, il 29 maggio 1945, nell'istituto di Baviera, di Kaufbeuren, IAC. Vedete la data, 29 maggio 1945, la guerra era già finita da 2 settimane, 3 settimane, dall'8 maggio, dunque, due settimane. Dunque è molto molto importante considerare il fatto che viene assassinato quando insomma già la Germania ha capitolato appunto con l'8 maggio. L'ampliamento del programma eutanasia, naturalmente nel 1939 firma un mandato segreto, questo guardate è un elemento estremamente importante, cioè quello di proteggere da eventuali procedimenti giudiziari contro i medici e il personale medico.
sapendo benissimo naturalmente che non erano votati a salvare esseri umani ma ad ucciderli, e per cui redige questa lettera retrodatata il 1 settembre del 1939 per far credere che questa misura, che iniziava nella seconda fase in questo periodo, come una misura di guerra. E quindi un altro elemento caratteristico è il fatto che l'ufficio di Hitler era un'entità, diciamo così, compatta, mentre invece Hitler sceglie la cancelleria come quartier generale del programma di eutanasia. E l'aspetto più decisionale e operativo viene, diciamo così, il famoso edificio di Tiergartenstrasse, cioè, che poi dà l'acronimo alla Aktion T4, appunto a Berlino. Dunque, questi due uffici. L'aspetto interessante è che è un elemento importantissimo il fatto che lui inserisce proprio nella cancelleria l'organizzazione appunto dello sterminio. I responsabili, io ho messo questi due perché so che poi aspettiamo importanti le conferenze appunto di Sara e di Marcello, che andranno più nello specifico, quindi siamo molto molto interessati a questo. Io ho messo soltanto quelli che più sono vicini all'inizio nell'avvio di questa seconda fase, ovvero Philipp Böhler, che è il capo dell'ufficio del Führer, e poi il medico appunto Karl Brandt. Questa è la lettera in cui appunto lui si solleva, se vogliamo così, da ogni responsabilità giudiziaria che potrebbero avere i medici, autorizzandogli a concedere la morte per grazia, quindi lui usa questo termine che poi ritroveremo più spesso nelle carte della T4, ovvero la Gnadentod, cioè la morte per grazia, ai malati considerati incurabili. E questo è un termine importante, secondo l'umano giudizio. Naturalmente non si tratta né di un giudizio scientifico, né tantomeno naturalmente umano. E quindi previa valutazione critica del loro stato di malattia. Questa è la lettera, vedete, 1 settembre, qui manca il numero, scusate, 1 settembre 1939, che sappiamo benissimo il giorno dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma la lettera era in realtà retrodatata. Quali sono le patologie su cui i nazisti in particolare si accaniscono? Naturalmente vengono distribuiti questionari a tutte le autorità sanitarie e si sono occupate, diciamo, sono nascoste dietro l'apparenza di un sondaggio per dati statistici. Cioè, quanti malati ci sono presso il vostro istituto? Sono particolarmente gravi o sono salvabili? Ma tutto questo in realtà è andare ad individuare quali sono appunto le vittime poi da eliminare. Si passa da patologie che sono naturalmente molto importanti ad alcune che non sarebbero oggi neanche oggetto di analisi. Si passa dalla schizofrenia, all'epilessia, alla demenza, all'encefalite, i disturbi psichiatrici, i non tedeschi o di sangue imparentato, i criminali mentalmente disturbati, persone condannate penalmente, pazienti, e poi i famosi, anche su questo ci sono stati ampi studi in Germania sui bastardi della Renania, ovvero quei ragazzi figli della prima generazione dopo la Grande Guerra, erano praticamente figli dei rapporti, spesso anche d'amore, non solo vittime di violenza, fra donne della Renania e soldati e con l'esercito francese, o soldati coloniali dell'esercito francese, per cui erano una generazione di tedeschi, di bambini tedeschi con la pelle nera. Anche questi naturalmente sono soggetti alla T4. E poi anche la claudicanza, la miopia, diciamo così, anche questi sono più legati anche all'idea della costruzione della razza guerriera. Dunque, coloro che sono affetti da queste patologie non possono essere soldati validi al fronte. Vado veloce per dare spazio, diciamo, dopo. Ecco, questa è un po' la geografia dello sterminio della T4. Che cosa vi deve colpire? Il fatto che i più importanti centri sono 6, in realtà poi sono collocati e sono circondati da piccoli centri, dove vengono poi inviati in questi grandi centri della T4, li troviamo a nord, ad est, al sud, qui stiamo parlando di Hartheim, stiamo parlando dell'Austria, ma con l'annessione, poi appunto in quello che è il Baden-Württemberg e poi Hadamar, quello sul fronte, sulla parte un po' più occidentale della Germania. Sono collegati nei punti cardinali del Terzo Reich e poi si trovano appunto nei pressi dei lager e non lontani da altri centri psichiatrici. La procedura effettiva erano i medici, bisogna spendere un po' sui medici perché erano
preparatissimi, erano medici di altissimo livello, anche accademico, diciamo così, non umano, ma dal punto di vista della preparazione scientifica erano di altissimo livello. E quindi si inizia a portare via i pazienti dalle strutture originali, si portano in autobus fino alle strutture della T4 che abbiamo visto, vengono sterminati e cremati in loco, quindi sono delle piccole camere a gas e piccoli impianti, diciamo così, e poi subito dopo vengono raccolte le ceneri in maniera assolutamente casuale, cioè per inviarle alle famiglie in urne, e quindi spesso le famiglie ricevevano le ceneri che non erano neanche dei propri cari. E poi si inviava un certificato falsificato, precompilato, che questo ha destinato, diciamo così, questo è stato un po' oggetto di dubbio, naturalmente, di sospetto da parte delle famiglie che si sono rivolti alla chiesa locale. Ed ecco questa figura importante come questa di Clemens August Graf von Galen, che era un nobile, che poi era in realtà il vescovo di Münster, del Duomo di Münster, che in realtà già precedentemente, già nella fase precedente, si era esposto molto contro il nazismo, aveva promosso studi contro il potere stabilito, che il 3 agosto del 41 fa questo famosissimo sermone che vi invito a leggere con attenzione, in cui appunto fa questo paragone dicendo beh, anche i soldati che ritornano dal fronte possono essere feriti, possono essere malati, dunque anche loro possono essere soggetti alla T4, e quindi mette un po' sullo stesso piano le vittime, cioè tra carnefici e vittime. E anche un'altra cosa, si impegna su diffusione di circolari pontifici sulla e contro l'ideologia nazista, e in particolare nel 42-43, quando sappiamo che il fronte orientale, i nazisti, diciamo così, poi concretizzano quello che è la Shoah, l'annientamento, la distruzione, lui fa delle critiche generali contro la politica razziale. La seconda e ultima fase, l'ordine di Hitler di fermare la campagna T4 non significa però la fine dell'azione. Per i bambini il programma addirittura continua con più discrezione ed è più decentrato. Vengono somministrate dosi eccessive veramente di farmaci, di iniezioni letali, se pensiamo alle iniezioni col fenolo, cioè che è tipo una benzina, ecco, quindi soltanto per farvi capire. E poi si applica il Sonderkost in molti più centri, e la T4 cambia un po' denominazione, anche questo è un acronimo, 14F13, in cui le vittime sono geriatrici, anziani, vittime di bombardamenti, oppure lavoratori forzati stranieri nei lager nazisti, nei lager di sfruttamento del lavoro. E qui vediamo, diciamo così, moltissimi italiani, ad esempio, che vengono lavoratori forzati, oppositori politici che vengono uccisi appunto ad Arnhem, però nella fase 14F13. Contestualmente, alla fine, diciamo così, anche della guerra, sono circa 250.000 le persone che vengono assassinate tra la T4 e la 14F13. Questi sono soltanto i dati invece della T4. Ve l'ho messo in ordine alfabetico, appunto Bernburg, che opera soltanto nel 1941, Brandenburg, l'abbiamo visti prima nella mappa, che opera soltanto all'inizio, come Grafenegg, appunto, che però Grafenegg ad esempio è un caso interessante perché intorno ci sono tantissimi piccoli ospedali dove viene regolarmente anche applicata la T4, quindi non c'è bisogno solo di spostarlo a Grafene. Poi abbiamo Hadamar e poi abbiamo Hartheim, di cui mi sono occupata con un po' più di diciamo così, attenzione, e poi Sonnenstein-Pirna. Complessivamente abbiamo 70.273. La fonte naturalmente è quella del saggio straordinario di Ernst Klee, che già diciamo degli anni 80, però è estremamente approfondito, e naturalmente dopo di lui ci sono stati altri studi. In occasione dei processi che sono stati fatti, questo è il famoso dottor Rudolf Lonauer, vengono portate ad esempio le mappe, vengono ritrascritte le mappe, questo per esempio è Hartheim, e diventa, diciamo così, oggetto di documentazione, di accusa contro i nazisti. Il caso di Hartheim è molto importante, naturalmente queste sono immagini che conoscete bene, vi faccio soltanto notare che il personale che utilizzava questi pulmini per trasportare le vittime ad Hartheim utilizzavano gli stessi pulmini per uscire la sera. Vedete, gli uomini sono vestiti da tirolesi,
e le donne sono vestite, diciamo così, allegramente con strumenti musicali. Ecco, gli stessi che durante il giorno praticavano, diciamo, regolarmente la T4. Presso l'archivio di Badar Olsen è stato possibile rintracciare un'ampia documentazione, in particolare questa che riguarda appunto la lista delle persone assassinate nel castello di Hartheim, e in particolare sono documenti che sono stati recuperati dalla Croce Rossa Internazionale, vedete in alto, ITS, International Trade Service, in cui ci sono le organizzazioni o semplici cittadini che chiedono, diciamo così, un resoconto sulla sparizione dei propri cari. In particolare, vedete, in questo documento c'è la Caritas di Linz, che specificamente chiede di questo August Huber, che è stato ucciso, per esempio, il primo gennaio del 1940, e poi vediamo molti altri. Sono anche iniziative personali, in cui chiedono da tutta la Germania e da tutta l'Austria, chiedono informazioni sui propri cari. Quindi possono essere sia iniziative personali, ma anche organizzazioni. Vedete, per esempio, questo Schlicher Maria che chiede di Schlicher Emil, no? Forse un fratello, un marito, insomma. Sono storie molto importanti, vi invito caldamente a lavorare anche sulle storie qualitative, perché io mi sono, in particolare, ho lavorato su Adolf Böhm, perché quando mi sono recata in archivio all'Università Ebraica di Gerusalemme ho trovato tutti i suoi documenti. Lui era il proprietario di un'azienda di cotone a Vienna, però era anche presidente del Fondo Ebraico Nazionale, era membro della comunità ebraica di Vienna e soprattutto era un autore di moltissimi volumi sul movimento sionista a partire dalla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Viene vessato e viene perseguitato da Adolf Eichmann fino a procurargli un esaurimento nervoso. Pensate che lui nel 1934 si reca nella Palestina sotto il mandato britannico per salvare la biblioteca di Stefan Zweig di Salisburgo. Stefan Zweig che stava pensando naturalmente di lasciare l'Europa, sappiamo purtroppo che è morto suicida nel 1942 in Brasile, ma parte della biblioteca prestigiosissima di Stefan Zweig è salva, ma lui, Adolf, deciderà di ritornare in Europa purtroppo. Quindi dopo le pressioni di Eichmann gli procurano un esaurimento nervoso, e quindi qui bisogna lavorare su due fronti: da una parte è una persona affetta da una patologia, dall'altra parte, secondo i nazisti, e dall'altra parte è ebreo, e dunque dell'importantissima comunità di Teplitz, quindi una delle comunità più importanti, viene deportato, viene arrestato appunto nel settembre del 40, viene portato a Inzerdorf, vicino Linz. Lui in quel periodo viveva a Innsbruck. E poi viene portata al famoso Am Steinhof di Vienna, e poi il 13 marzo del 1941 viene portata a Hartheim, dove verrà assassinato. Anche sua moglie ha avuto un destino, naturalmente prima a Theresienstadt e poi ad Auschwitz, e i figli invece, Elisabeth e Ernst, riuscirono a fuggire in tempo. Diciamo, io ho avuto la fortuna di conoscere Susanne Schulz, che è la pronipote di Adolf Böhm, perché è la nipote di Ernst Böhm. Ho avuto occasione di conoscerla proprio da Hartheim, quindi importante. Questi sono due documenti importantissimi. Questo è sulla vendita e la liquidazione, vedete, del 30 marzo, quindi poco tempo prima la sua, diciamo così, caccia e il suo arresto, e quindi sulla liquidazione. Questo per lui gli provocherà un esaurimento nervoso fortissimo. L'altro elemento è quello subito dopo la sua morte, vedete, nel maggio, quindi due mesi dopo il suo assassinio, si organizza subito, vedete, la attestazione di morte, la verifica dell'ascito patrimoniale. Quindi i nazisti subito mettono le mani sul suo importantissimo patrimonio. Vado un attimo sulla T4 anche qua. Diciamo, vi si è aperto il passaggio? Sì, sì. T4 dal Sud Tirolo, perfetto. Okay. Ho voluto fare una piccola storia locale perché è importantissimo nel contesto dell'Europa. Vedete, diciamo così, l'Alto Adige, la provincia di Trento, diciamo così, questo è il famoso ospedale di Pergine in Valsugana del 1882, vedete, collocato nella provincia appunto di Trento, da cui
A partire dal 1940 vennero deportati 299 malati. Questa è la foto che tra l'altro adesso il comune di Pergine, non so se la Maddalena ha avuto modo, abitando, diciamo così, ha avuto modo di vedere. Questa è una foto che è stata messa alla stazione proprio di Pergine, Marzugana, proprio che ricorda i malati. Molto importante dire, fanno una piccolissima, scusate, contestualizzazione locale, di storia. A partire dalla fine del 1939 si chiede ai sudtirolesi di lingua tedesca se vogliono continuare a rimanere in Alto Adige, in Trentino Alto Adige, che adesso è, diciamo non così. Si vede. Non si vede? Antonella, siamo rimaste alla slide, la Tefia dal Sud Tirolo, Pergine, ah. Corneiano. Ok. Sì. Ah, scusa, ok. Nessun problema. Un attimo. Sì, un attimo, la riapro. Scusate. Ecco qua. Adesso riuscite a vedere? Vediamo. Sì, non la cartina in realtà, se ne vede solo un pezzettino. Adesso scorro. Sì, ah, sì. Perfetto. Adesso va bene? Si vede? Perfetto, benissimo. Perfetto. Grazie. Ecco. Fare la storia locale, appunto, si chiede ai sudtirolesi di lingua tedesca, naturalmente, che erano stati profondamente vittime del processo di fascistizzazione e italianizzazione forzata dell'Alto Adige. E dunque si chiede, diciamo, l'Alto Adige diventa un po' una contesa diplomatica fra Terzo Reich e Mussolini, il fascismo. E dunque, cosa ce ne facciamo di tutta questa popolazione di lingua tedesca che ha perso anche, gli è stato tolto il posto di lavoro, o chi era, per esempio, agricoltore, gli viene svenduta la terra? E dunque si chiede a loro di scegliere se rimanere sotto, diciamo così, il governo fascista, oppure di andare in Germania, dove possono parlare la loro lingua, dove possono anche trovare un lavoro, però si tratta del Terzo Reich. Dunque, ecco, il caso specifico di Trento, Pergine Marzugana, non si chiede ai malati dell'istituto psichiatrico di Pergine Marzugana che cosa vogliono fare, ma nel 26 maggio 1940, come vedete, vengono deportati 299 malati psichiatrici, sia di lingua tedesca che di lingua italiana, che erano pazienti dell'ospedale appunto di Pergine. Per essere mandati, vedete la mappa, per essere mandati a Zwiefalten, che era nel Baden-Württemberg. C'è un pulsante. Vedete? Sotto. Sì. Che dovrebbe riaccendere. Lo piglio, allungo. No, a lungo si dovrebbe spengere. Ecco. Scusami un attimo, Susanna, hai l'audio aperto? Ecco. Dunque, vengono mandati, per esempio, da Pergine. Questa è una foto originale dell'archivio dell'ospedale psichiatrico di Pergine, dove si vedono i pazienti appunto arrivare a Zwiefalten, appunto nel maggio del 40. Zwiefalten, vedete il numero 3, vi faccio vedere un po' più nello specifico la mappa, si trova nel Baden-Württemberg e vedete, non è lontano, questo è l'ospedale, questa è la struttura dell'ospedale. Oggi c'è un archivio veramente eccezionale, fatto molto molto bene, e dove si vedono appunto, e non lontano, vedete, da Grafenegg, l'altro centro importantissimo, va bene? E si trova proprio qua, questa è una installazione molto importante dove si può consultare l'elenco delle vittime di Grafenegg. L'altro centro importante si trova a Ghirlan, Corneiano, italiano. Abbiamo soltanto questa foto su questo centro psichiatrico e invece siamo nella provincia di Bolzano adesso. E dove vengono mandati? Vengono mandati a Halle in Tirol, nei pressi di Innsbruck. Ok? Dove c'è questo importantissimo centro, Halle in Tirol, che è uno leggermente, diciamo così, con meno frequenza rispetto a Hard Time, ma estremamente importante. Tant'è vero che io a Badarolzen ho trovato questa documentazione su tutte le vittime che condivido con voi. Vedete in particolare il primo nome, Zanel Constantin, nato a Cembra, a Trento, e portato prima nella clinica di Innsbruck e poi riportato a Pergine.
Il secondo caso, per esempio, era nato invece a Rabi, sempre in provincia di Trento, viene portato a Innsbruck e poi viene riportato, diciamo così, in Italia. E sono casi importantissimi, qualitativi. E su questo, allora finisco la presentazione. Qua. Ecco qua. Concludo con questo dicendo che la complessità, diciamo così, della T4 è particolarmente, diciamo così, ancora oggi è possibile rintracciare tantissima documentazione in merito, non soltanto nei luoghi che erano proprio destinati allo sterminio, ma perché spesso si sono trasformati in archivi, cioè hanno fatto i conti con il passato. E questo è un elemento estremamente importante per gli insegnanti o per gli educatori o per gli studiosi nel ritrovare, diciamo così, le storie e la storia complessiva di un luogo, va bene? Io in particolare collaboro con Hardtime, dove abbiamo organizzato, diciamo così, la famosa memoria inclusiva in cui si sviluppano materiali didattici che possono essere, diciamo così, sul nazionalsocialismo, ma in particolare gli austriaci ci tengono a precisare su quello che era la società e la responsabilità della società nel portare avanti, se vogliamo così, sostenere un progetto del genere. Quindi sono sviluppati moltissimi progetti on-site learning projects. L'ultimo, ecco, la memoria geostorica. Naturalmente questo edificio oggi non c'è più e c'è questo memoriale, e in questo memoriale c'è anche questa bellissima targa che ricorda naturalmente poi le vittime. Concludo dicendo che al Teatro Stabile di Bolzano c'è questa compagnia che si chiama Teatro della Ribalta, che è eccezionale perché gli attori sono tutti, diciamo così, a parte due, sono tutti affetti da diverse patologie. Chi ha la sindrome di Down, chi ha sulla sedia a rotelle, chi è disabile, chi ha vari tipi di ritardi, ma grazie al regista, appunto, De Martis, hanno realizzato uno spettacolo teatrale, pensate, a partire dal 2011, eccezionale, che si chiama Impronte dell'anima, Spuren der Seele, in cui appunto raccontano quello che è stata appunto la T4, non solo locale, ma anche quella naturalmente in tutto il Terzo Reich. Io porto regolarmente i miei studenti del corso di storia ogni 27 gennaio a vedere questo spettacolo, e sono moltissime le scuole, appunto in tutte le due province, sia di Trento che di Bolzano, che hanno visto questo spettacolo, che è veramente eccezionale, in cui racconta appunto la T4 non soltanto per l'installazione scenica, ma anche per i dialoghi, che non sono, diciamo, assolutamente, sono molto ricchi di informazioni, ma anche di vedere, diciamo così, i due aspetti della T4, sia da parte delle vittime che da parte dei carnefici. Ok, concluso. Eccoci, grazie mille Antonella. Si fa fatica a prendere la parola dopo il quadro agghiacciante che hai fatto e proseguire, ma penso sia importante farlo. Quindi subito cedo la parola alla professoressa Berger, della quale mi permetto due note di presentazione solamente. Storica tedesca specializzata nella storia dei campi di sterminio, in particolare dell'Action Reinhardt, e nella storia della persecuzione nazista in Italia. Attualmente è ricercatrice associata presso il Fritz Bauer Institute e responsabile delle mostre dell'istituto. Imprescindibile è il suo lavoro Experten den Vernichtung das T4 Reinhardt Netzwerk in den Lagern Belzec, Sobibor und Treblinka. L'oggetto del suo intervento sarà gli esperti dello sterminio. Quindi parto. Io volevo incominciare con i campi di sterminio per darvi qualche dato, qualche numero, per poi passare ai persecutori e ritornare quindi al personale della T4. Vedete i tre campi dell'Action Reinhardt, Belzec, Sobibor e Treblinka, situati nel Governatorato generale, quindi tutti nella Polonia
occupato. Sono campi di sterminio puri, non come Auschwitz, che ha il doppio, che ha un pluriruolo anche di campo di lavoro e con altre funzioni, anche come Majdanek, ma servono solo allo sterminio degli ebrei e in parte di Sinti e Rom. Sono attivi fra il marzo del 42 e l'ottobre del 43. Le vittime fanno un numero di vittime molto spaventoso. Vedete qui il documento di Höfler, che si trova anche sulla Wikipedia, che indica già per la fine del 42 il numero di 1.274.166 vittime. Il numero complessivo di tutti e tre i campi sarà circa 1,6 milioni di ebrei e alcune migliaia di Sinti e Rom. La maggior parte delle persone viene uccisa nell'estate del 42, dopo l'ordine di Himmler nel luglio del 42 di uccidere tutta la popolazione ebraica del governatorato generale, tranne qualche lavoratore specializzato. E vi ho portato la statistica dei trasporti, vedete qui i mesi tra luglio e novembre del 42, soprattutto a Treblinka e Belzec, a Treblinka con vittime che superano i 200.000 nell'agosto e nell'ottobre del 42. Quindi un arco di tempo molto ridotto, che fa vedere anche l'efficienza omicida di questi tre campi, che ancora oggi sono abbastanza poco noti al pubblico. Responsabili di questi tre campi sono due persone o due istituzioni. Da un lato c'è il capo di SS e polizia Odilo Globocnik, capo di Lublino, che è il promotore dei campi di c'è l'ideatore e promotore dei campi di sterminio e organizza con il suo staff anche le deportazioni in questi campi. E dall'altro lato c'è Viktor Brack, che è sottoposto a Bula, di cui avevamo appena sentito da Antonella, che è nominato nella lettera del retrodatato al 1° settembre del 39, che è il responsabile da parte della cancelleria del Führer per la T4 prima e poi per l'Aktion Reinhardt poi. Questi due si dividono quindi la gestione dell'Aktion Reinhardt e gli uomini che metterà a disposizione Viktor Brack sono poi il personale dei campi di sterminio. È un gruppo di persecutori molto particolare. Qui vedete il gruppo dell'SS Sonderkommando a Belzec. In genere questi uomini, vedete, sono vestiti in uniformi dell'SS e vengono anche chiamati fra di loro Unterscharführer, Oberscharführer, eccetera, quindi anche nella memoria delle vittime si parla di SS e hanno anche i tre campi figurano come SS Sonderkommando. Ma nonostante tutti questi nessi de nominativi e la sottomissione a Odilo Globocnik come capo dell'SS della polizia, il personale non è sottoposto all'SS, ma rimane sottoposto alla cancelleria del Führer, come era stato sottoposto prima. Quindi è un personale
un po' assolito rispetto agli uomini dei campi di concentramento a cui pensiamo in generale, che provengono dalla Waffen-SS, che fanno parte del Totenkopf-Sturmbahn, sono sottoposti all'Ufficio Centrale Economico e Amministrativo dell'SS o prima all'ispezione dei campi di concentramento. Ma questo è personale, sono piuttosto impiegati della cancelleria del Führer, il personale che si è trovato negli istituti, negli sei istituti della T4 prima. Quindi l'aveva fatto vedere Antonella, Brandenburg e successivamente Bernburg, Grafeneck e successivamente Hadamar, Sonnenstein, Apirna e Hartheim. I 70.000 pazienti che venivano uccisi in questi istituti sono stati uccisi da un totale di circa 500 uomini e donne. Tutti gli istituti sono diretti da poliziotti della polizia criminale, da un lato, per lato amministrativo anagrafico, e dall'altro sono diretti dai medici che sono responsabili per tutte le operazioni e le questioni mediche. Fra il personale vedete, oltre ai medici e ai poliziotti che lo gestiscono, anche infermieri e autisti che servono per portare le vittime negli istituti, dagli istituti di cura ai centri di sterminio. Gli infermieri devono aiutarli a svestirsi e i medici poi fanno un ultimo controllo prima della loro uccisione. L'uccisione avviene con il gas di monossido di carbonio provenienti da bombole, e i corpi vengono bruciati dai cosiddetti bruciatori, Brenner, che è personale che proviene spesso dai campi di concentramento. Quindi qui abbiamo uomini dall'SS vero e proprio. Dopo la morte, l'abbiamo sentito, vengono stilati attestati finti, quindi questo viene fatto dal personale amministrativo, e in più abbiamo in questi istituti altro personale come artigiani, guardie, addirittura contadini. In agosto del 41, dopo la sospensione della T4, dopo le proteste di Van Galen, gli uomini della T4 non servono più per l'uccisione dei pazienti, ma trovano questo nuovo impiego in Polonia. E qui ho cercato di mettere insieme i trasferimenti, quindi da inizialmente 500 persone vengono trasferiti in Polonia per fare l'Aktion Reinhardt, circa 120 persone per diventare personale di Belzec, Sobibor, Treblinka dell'ispezione a Lublino, che fa un po' da collegamento da capo per questi tre campi, e per essere poi personale anche di alcuni campi di lavoro che vengono istituiti nel distretto di Lublino, cioè Poniatowa, Dorohoce e Buci. Da questi uomini vengono spostati tutti quelli presenti ancora alla fine del 43, vengono spostati in Italia nella zona del litorale adriatico per gestire il campo della risiera di San Sabba, per arrestare gli ebrei, per sequestrare i loro beni e per combattere i partigiani.
A capo dell'intera azione omicida c'è Christian Wirth, già coordinatore anche degli istituti della T4, che diventa il primo comandante di Belzec e poi dall'estate del 42 diventa l'ispettore dei tre campi Belzec, Sobibo e Treblinka a Lublino, per poi essere di nuovo a capo del reparto R, dell'Abteilung R a Trieste, dove poi in questa funzione viene poi ucciso dai partigiani. In genere i comandanti dei campi dell'Aktion Reinhardt sono tutti i poliziotti della polizia criminale, con un'eccezione che è Irmfried Eberl, che è il primo comandante di Treblinka, che è uno dei medici, l'unico medico a essere spostato in uno dei campi dell'Aktion Reinhardt. Il primo comandante di Treblinka fino al settembre del 42, quando viene sostituito da Franz Stangl. Lui si suicida in carcere nel 47, dopo essere stato arrestato dai alleati. Qui vedete Franz Stangl, quindi primo comandante di Sobibor, successore di Eberl, che si trova dal 43 a Fiume e Udine. Sempre sulla stessa foto c'è Kurt Franz, che è prima a Belzec e poi diventa il vice comandante di Treblinka, che è uno degli uomini che bruciavano i cadaveri durante la T4 e che prima facevano parte del personale dei campi di concentramento. Poi abbiamo il successore di Franz Stangl, che è Franz Reichleitner, ist anche lui della polizia criminale. Ci ricordiamo dell'alto numero delle vittime, lo dobbiamo mettere in confronto con il numero del personale che si trova nei campi dell'Aktion Reinhardt. Qui è il caso di Treblinka, che anche nei momenti, nei picchi più alti degli omicidi, non raggiunge un numero che va oltre ai 40 uomini. Se vedete poi il luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, quindi i mesi massicci, vi ricordo qui ci sono le vittime, il numero delle vittime uccise proprio in questi mesi, e per ragionarci è un numero assurdamente piccolo per uccidere centinaia di migliaia di persone. Questo è possibile perché non sono da soli nei campi dell'Aktion Reinhardt, hanno collaboratori stranieri, anche questi molto particolari. Questi sono gli uomini, i cosiddetti Travniki Männer, che sono prigionieri di guerra sovietici, spesso ucraini o volksdeutschi, tedeschi, etnici, che venivano scelti nei campi di prigionia per poi essere addestrati a Travniki per diventare guardie nei campi di lavoro durante le deportazioni e appunto nei campi dell'Aktion Reinhardt. In ognuno dei tre campi si trovano da 100 a 120 uomini per assistere il personale tedesco come guardie.
E poi c'è come ad Auschwitz gli ebrei costretti a lavorare nei campi sono stati selezionati all'arrivo alla rampa e sono organizzati in comandi di lavoro simile ai campi di concentramento con capos, blockälteste, eccetera. Sono chiamati Arbeitsjuden in generale a Treblinka, per esempio, si trovano più di 1000 persone costrette a fare lavori come lo smistamento dei beni la liquidazione dei cadaveri. Faccio una piccola panoramica su questo gruppo di 120 persone provenienti dalla T4, che è il personale dei tre campi. Circa 80% di loro è nato fra il 1900 e il 1914, hanno quindi fra i 30 e i 40 anni, fanno parte della cosiddetta generazione della gioventù di guerra, che è stato spesso messo in rilievo da studi che molti dei persecutori appartengono a questa generazione. Provengono da tutta la Germania e anche dai Sudeti e dall'Austria. Dall'Austria provengono anche i comandanti Stangl e Eberl. In genere gli uomini sono almeno iscritti al Partito Nazionalsocialista, però è solo un terzo del personale che fa parte dell'SS. Quindi gli uomini sono comunque altamente ideologizzati se confrontato con il resto della popolazione. Provengono dai strati sociali più bassi, molti sono infermieri degli istituti di cura, sono lavoratori, impiegati, artigiani e guardie. Molto importanti, l'avevo detto prima, sono da un lato i poliziotti della polizia criminale che dirigono i campi o hanno altre funzioni direttive e dall'altro gli SS professionisti che facevano parte che lavoravano nei campi di concentramento già prima della guerra. Se uno dà uno sguardo alla loro religione, è evidente che si trovano più protestanti che cattolici, ma questo è dovuto anche alle zone d'origine, visto che la Sassonia e il Brandenburgo erano delle zone da cui sono state scelti più uomini. Più interessante della confessione il numero delle persone che esce dalla Chiesa e che si dichiara fedele in Dio, gottgläubig, che è la fedeltà in Dio è la nuova fede, era una confessione ufficiale dalla fine del 36 e serviva agli uomini per poter provare così la loro avvicinanza al movimento nazista. E fra gli uomini dei campi di sterminio sappiamo che almeno 35 di questi 120 si è dichiarato fedele in Dio, che se paragonato alla Germania durante il nazismo troviamo
fra la popolazione un numero molto più ridotto di solo 3%, quindi è abbastanza indicativo. Passo a fare un piccolo punto sulle loro motivazioni a partecipare, a essere personale del campo. C'è da dire che non tutti sanno, prima del loro trasferimento dalla T4 in Polonia, cosa devono fare. Quindi è più difficile ritirarsi dall'incarico quando uno è sul posto, invece di farlo già in Germania. Era simile anche all'inizio con l'impiego della T4, non è che uno chiedeva prima se uno voleva o non voleva, ma uno viene mandato e sul posto uno apprende che lavori uno deve svolgere. Però man mano che il tempo passa e non tutti gli uomini vengono spostati insieme, ovviamente le notizie passano, quindi c'è da dire che gli uomini che rimangono nei campi a svolgere il lavoro omicida decidono comunque di, se rimangono, hanno in un modo o l'altro deciso coscientemente o non coscientemente di rimanere e di contribuire attivamente all'uccisione degli ebrei. Perché ci sono singole persone che riescono, che escono dal sistema. La prima cosa da mettere in chiaro è ovviamente la continuità omicida dalla T4 ai campi dell'Action Reinhardt. Quindi gli uomini già conoscevano il lavoro omicida, hanno esperienze con la morte, hanno già ucciso anche ebrei durante la T4 e è una squadra che lavora bene insieme. Quindi Erich Bauer, che era l'autista della T4, dice: sì, gli uomini erano già abituati dall'eutanasia, era stato lo stesso, solo in misura più piccola. Si potrebbe dire che uccidere era già la loro professione. La prima cosa su cui ragionare è, sono ovviamente gli ordini dati. Anzirk, uno della squadra di Belzec, dice: visto che la cosa, quindi l'eutanasia, era stata convalidata dalle sfere alte, ero dell'opinione che non ne avevo nessuna colpa, pensavo che ci fosse una legge per fare ciò. Quindi all'inizio, cioè, al principio della partecipazione alla uccisione, c'è comunque l'ordine di uccidere, che proviene da un'istituzione legittima durante il periodo nazista, come la cancelleria del Führer. Chiaro che gli uomini senza l'ordine di uccidere gli ebrei non si sarebbero attivati. Però da lì uno non può arrivare a dichiarare il cosiddetto Befehlsnotstand, quindi l'obbligo di obbedienza agli ordini superiori. Anche se gli uomini tendono a difendersi nei processi così, che avevano paura di punizioni estreme, che avevano subito minacce di morte di se stessi o dei loro familiari. Ma c'è da dire che il sistema, la struttura del lavoro nei campi dell'Action Reinhardt non era molto gerarchico, aveva grandi spazi di azione per ognuno di questi uomini. Rimane il fatto che la disobbedienza era difficile, soprattutto a causa della persona di Christian Wirth, chiamato anche Christian il selvaggio.
che non era solo una figura inventata, si vede per esempio in almeno uno dei due suicidi di personale nazista, uno degli uomini che si suicidano a Treblinka ha fatto proprio capire che era la paura di Wirth che lo spingeva a fare ciò. Quindi non era facile uscire, ma si poteva uscire dal sistema. E l'ordine di per sé non sarebbe bastato a spingere gli uomini a partecipare. Perché senza l'ideologia antisemita gli uomini non avrebbero comunque eseguito l'ordine di uccidere. Abbiamo visto che gli uomini facevano tutti parte di istituzioni naziste, quindi condividevano anche l'idea antisemita. E chi crede a teorie di un complotto ebraico cerca anche soluzioni a questo finto problema come ultima ratio anche con la loro uccisione. Quindi si può dire che vivevano in una specie di pseudo realtà in cui uccidere diventava etico all'interno di questo morale nazista, che non era un'etica universale ovviamente, ma un'etica molto parziale. La maggioranza dei criminali nazisti non era psicopatico o perverso, ma agiva proprio in coerenza con il sistema normativo dei tempi del nazismo. Un altro meccanismo social-psicologico che faceva sì che gli uomini uccidevano nei campi dell'Aktion Reinhard è data dalla divisione del lavoro, e che così gli uomini potevano ridurre la loro partecipazione a solo un dettaglio nella macchina di sterminio. E l'uccisione vera e propria rimane in questa logica soltanto il momento in cui il gas di scarico viene immesso nelle camere a gas. Questo spiega uno degli uomini, Heinrich Babel, quando dice che è rimasto a far parte dello staff di Belzec e Sobibor, perché pensava, vabbè, ma alla fine non ho mica ucciso nessuno. Psicologicamente era anche importante che non erano loro a doversi sporcare le mani come dovevano fare prima durante l'eutanasia, ma potevano delegare i compiti alle guardie di Travniki e non dovevano estrapolare cadaveri dalle camere a gas come era durante la T4. Un altro punto da tenere in memoria è l'opportunismo, quindi la decisione di rimanere è anche diretta da interessi, come per esempio che c'è poco pericolo per la vita rispetto al servizio al fronte. Gli uomini ricevevano incentivi come privilegi e promozioni, ma anche una buona busta paga, e avevano grandi spazi di azione in più per fare furti di bene e di valore di uso comune che venivano poi portati in patria. Per alcuni uomini l'attività nei campi così aveva anche una connotazione positiva. Qui vedete l'album fotografico di Treblinka, che lui dichiara bei tempi, non si vede bei schöne Zeiten, che è stato radiato, ma con una lente si vede poi bene. Un altro fattore importante è per le motivazioni è anche la pressione di gruppo fra gli uomini che si sentivano camerati fra di loro.
questo cameratismo è legato anche ai rituali di mascolinità. E quindi uomini che volevano lasciare i campi venivano dichiarati scansafatiche e vigliacchi. C'è da dire che nei tre campi c'è un grande spazio per uomini violenti che per vivere i loro istinti aggressivi e di poter esercitare e dimostrare il potere di sentirsi dominatori della vita e della morte delle persone, onnipotenti come Dio in terra. Faccio vedere un attimo ancora i processi per i campi dell'Aktion Reinhardt. Sono stati istituiti dal 1950 alcuni processi in cui sono stati processati 27 persone. 9 di questi sono stati condannati a ergastolo, 10 sono le condanne minori e 7 le assoluzioni. Con questo chiudo, vi ringrazio per la pazienza e passo la sedia a Marcello. Grazie mille, professoressa Berger. Adesso ci sarà il nostro terzo e ultimo relatore, il professor Pezzetti. Non ha bisogno di presentazioni, solo proprio due parole. Storico italiano, uno dei massimi studiosi della Shoah, è stato direttore della Fondazione Museo della Shoah dal 2008 al 2015, è consulente della stessa Fondazione di Roma dal 2022, attualmente editorialista della Repubblica. Mi dicono che oggi è uscito un suo nuovo articolo sul quotidiano, mi corregga se sbaglio. Sì. Ecco, ha fondato nel 1994 la videoteca presso la Fondazione CEDEC, dove ha lavorato fino al 2004, e nel 2000 ha creato sempre presso la Fondazione il settore che si occupa specificatamente di didattica della Shoah, con un apposito gruppo di ricercatori esperti in materia. Tantissime le pubblicazioni imprescindibili, ne ricordo proprio due o tre: Album Auschwitz con Israel Gutmann e Bella Gutmann, I ghetti nazisti, 16 ottobre 43, La razzia degli ebrei di Roma, e poi è consulente per registi, documentaristi, curatele di mostre importantissime. Il suo intervento avrà per oggetto il sistema concentrazionario e la Shoah. Grazie ancora tantissimo. Bene, allora questa volta magistrale. Sì? Questa volta, anche perché non c'è molto tempo, stranamente ho deciso di non usare immagini. Allora, io mi inserisco nei due temi che sono stati sviluppati da Antonella e da Sara, ovvero io parto dalla TEFIA, dalla T4, per arrivare alla 14F14, che nessuno conosce, che è l'uccisione dei sovietici, ma con delle caratteristiche che come dire, sono partite dalla Tefia, ovvero l'operazione Tefia. Abbiamo visto, abbiamo sentito Antonella, è chiaro che anticipa da un certo punto di vista la Shoah. Ci sono delle linee di continuità tra l'eliminazione dei disabili e lo sterminio degli ebrei. E lo si è visto poi dall'intervento di Sara Berger, dove addirittura quelli che hanno iniziato ad uccidere nella Tefia diventano i grandi responsabili delle uccisioni nel governatorato generale, che è più grande, la più grande messa a morte di massa degli ebrei. Allora, da subito si vede che c'è
Intanto un aspetto comune, quello dei medici. Il ruolo dei medici, sin dalla T4 che nella Shoah, sono sempre i medici che affettano delle selezioni. Lo fanno negli istituti, nella Tefia, lo faranno sulle rampe, la Judenrampe e l'altra rampa ad Auschwitz, o addirittura anche nei ghetti per mandare gli ebrei ad essere uccisi nei campi dell'Azione Reinhardt. In tutti e due i casi i medici cercano una giustificazione medica dell'omicidio, cioè uccidere per guarire. In che senso? L'omicidio viene considerato come un imperativo terapeutico da un certo punto di vista. Si pensi al dottor Klein, al dottor Münch, che era l'assistente di Mengele, che fra parentesi ho intervistato proprio a Birkenau. Dicono: per conservare la vita era necessario asportare un'appendice incancrenita da un corpo malato, cioè l'ebreo dal corpo dell'umanità, in quel caso, ma anche il disabile dal corpo sano della società. Già con l'Azione Tefia la professione medica si sentiva impegnata nella protezione e nella rivitalizzazione genetica del folk, del popolo. Questo risanamento poteva avvenire solo attraverso l'omicidio di massa, è chiaro, considerato come una terapia. Ad Auschwitz-Birkenau, per esempio, il medico compie le selezioni, sale sul veicolo dell'SS con un tecnico del servizio sanitario per andare verso la gas camera con le confezioni di Ciclone B. Controlla tutta la procedura dell'uccisione, ma non introduce il gas, dichiara la morte delle persone nella gas camera e fornisce anche delle consulenze per la cremazione dei corpi. Quindi il ruolo del medico è fondamentale. Negli istituti della Tefir è stata sperimentata, è messa a punto la tecnica che poi si sarebbe dimostrata funzionale nei centri della morte per ebrei, l'inganno delle vittime, facendo sembrare le camere a gas delle docce, è dappertutto così, lo stesso utilizzo del gas letale, l'immediata liquidazione dei cadaveri attraverso la loro cremazione, lo sfruttamento economico dei cadaveri stessi, denti d'oro, cappelli e così via. La centrale della Tefir ha partecipato attivamente alla Shoah, dando il suo personale, come ha fatto vedere Sara, all'Azione Reinhardt. La dimensione poi continentale di entrambe le operazioni, cioè i crimini della cosiddetta eutanasia, sono stati commessi un po' in tutta Europa, perché non è solo nel Reich che vengono commessi, dalla Polonia occupata, la Cecoslovacchia, l'Unione Sovietica, Ucraina, Bielorussia, fino alla Francia. E come avete sentito da Antonella, c'è da valutare la questione italica, da un certo punto di vista, che ancora ci sono ancora studi da fare su questo. Allora, in totale noi possiamo parlare, come dice Waxman, di circa 300.000 vittime a questo punto. Certo, i 70.000 sono la prima fase in quei centri, ma bisogna considerare tutto il resto. Allora, 39. Antonella è partita giustamente al 39 con l'eutanasia infantile. Da subito ha puntato il dito su quello, che porta alla morte almeno 5.000 bambini, che sono le stime di Friedlander. Allora, nel dicembre del 39 inizia contemporaneamente l'utilizzazione del gas Wagen. Anche questo è molto importante, ha una relazione con tutte e due le cose. Non si parla allora di gas Wagen, ma di Sonderwagen, di Sonderfahrzeug, di Spezialwagen, di SS Wagen e così via.
non si dice mai Gasbag. Ci sono 14 documenti che descrivono che nella liquidazione dei sanatori e dei manicomi per malati di mente in Polonia, in Pomerania, nella Prussia orientale tra il 39 e il 40, i nazisti utilizzano un rimorchio ermeticamente chiuso con la scritta Kaisers Café Geschäft, con davanti la motrice, ed è opera di un comando particolare, il comando Lange. Lo specialista, questo Lange, arriva sui luoghi con un camion pieno di bombole, come CO, che colloca nella cabina del conducente. Le vittime, che sono costrette ad inalare il gas, sono uccise durante il tragitto verso le fosse. Ma è come dire, è la stessa tecnica che c'è a Hadamar o a Hartheim, cioè è una stanza, in questo caso il cassone, che è collegata con un tubo, in questo caso, che viene azionato, nel caso di Lange, da lui stesso o dal conducente. Nel caso della Tefia, dal medico che è nella stanzetta attigua. È questa la prima fase ed è uguale, quindi pensate alle tecniche che si scambiano e si sovrappongono. Quando c'è l'ordine di uccisione della Tefier, viene incaricato lo stesso istituto criminale che è della Reichsische Reichshauptamt, RSHK, nelle sigle, l'ufficio centrale di sicurezza del Reich. Il mezzo più adatto in tutti e due i casi è il monossido di carbonio. Le bottiglie di acciaio vengono fornite dalla ditta IG Farben di Ludwigshafen e poi vengono portate negli istituti o, in quel caso lì, mandate sui camion. Furono circa 5.300 le vittime di Lange e Victor Brack, a cui ho fatto riferimento tutte e due quelli che mi hanno preceduto, pagò 10 Reichsmark per vittima. Questo è il costo. Vennero così ordinate circa 60 bombole, sappiamo, quelle sono nelle fatture, ciascuno aveva la capacità di uccidere 300-350 persone. E dopo l'avvio della Tefia, le bombole sembrano state ricaricate ogni due mesi dalla BASF. Chi non si ricorda, abbiamo usato le cassette BASF per i filmati, che sono sempre della IG Farben Industrie. Allora, in generale, l'eutanasia colpisce con la Tefia, abbiamo detto, circa 300.000 persone. La kinder eutanasia, cioè quella dei bambini, almeno 5.000. Quegli altri sono circa 20.000 i pazienti polacchi fucilati, gasati, morti di fame. 1.300 sono i pazienti degli istituti in Pomerania, uccisi anche nei boschi dalle SS di Danzica nel novembre del 39. 1.500 sono i pazienti della Prussia orientale che vengono uccisi dal Sonderkommando Lange vicino a Soldau dal maggio e il giugno del 1940. Quindi è un fenomeno esteso. È una parte della Tefia da un certo punto di vista. Il ruolo dei medici, la maggior parte dei persecutori, era scienziati riconosciuti. Il fatto che abbiano, come dire, sorpassato i limiti ha a che fare con il ruolo della medicina nel nazismo. Cioè, il singolo non conta nulla nella medicina come nella comunità. Cioè, la cosa fondamentale è l'intero popolo, non la singola persona. La salute della razza conta più di quella del singolo. Arriviamo a questo punto all'Aktion 14F13, di cui ha fatto un accenno Antonella. È chiaro che il 1941 è l'anno in cui i campi passano dalla morte di massa allo sterminio di massa, dice Waxman. Cioè prima gli inabili e subito poi i prigionieri di guerra sovietici. Ecco qual è
gli inabili all'interno dei campi. Quindi i campi si trasformano in luoghi di sterminio a tratti, non ovviamente lo sterminio sistematico come quello descritto da Zara, in questo nuovo periodo della storia dei campi, in cui c'è la trasformazione di questi campi, le guardie SS prendono parte al massacro coordinato dei prigionieri su vasta scala. Già prima dello stop del programma di eutanasia, perché anche per mancanza di tempo Antonella non è stata lì molto a parlare dello stop e di che cosa succede durante questo stop, ma già prima di questo stop, che è uno stop fittizio da un certo punto di vista, lei l'ha detto, 24 agosto del 41, i prigionieri nei campi, nel Reich, erano uccisi con gas negli istituti di eutanasia, come ha detto esattamente Antonella. Quindi c'erano già dei prigionieri nei campi che venivano portati in questi istituti. Quindi c'è già subito un rapporto tra quale rapporto tra i campi, tra il sistema di massa morte dei campi e l'eutanasia. Questo tra la fine del 40 e l'inizio del 41 a Dachau erano stati inviati dagli inabili al lavoro, addirittura dagli altri concentrationslager. Qui dovevano morire a Dachau. Il 20 gennaio del 41 Himmler visita il lager e decide di adottare una soluzione radicale, ovvero sterminare sistematicamente i prigionieri non più abili al lavoro. Quindi Himmler si rivolge al personale che sta effettuando l'operazione di morte più importante, cioè a quelli della Tefia, ai medici della Tefia e ai veterani, diciamo, che lavorano all'interno della Tefia. Ecco subito il rapporto, quindi, tra Tefia e 14F13. Vengono coinvolti almeno 10 medici della Tefia, c'è un accordo con Bula, di cui ha parlato anche Antonella, per far entrare i medici della Tefia nei campi, e volendo usare questi medici quasi per non mettere in allarme i prigionieri, cioè non sono le SS, ma sono dei medici che entrano a fare delle visite. E inizia nell'aprile del 41, già prima dello stop del programma di eutanasia, abbiamo detto il 24 agosto del 41, a prigionieri quindi dei campi sono uccisi col gas, allora negli istituti di eutanasia, sotto il nome invece di Sonderbehandlung, quindi documenti c'è la scritta SB14F13, i medici della Tefia della primavera del 41 visitano i campi di Dachau, di Sachsenhausen, di Buchenwald, di Mauthausen e poi di Auschwitz e decidono quali prigionieri scelti dagli stessi medici dei campi fossero da includere nel programma della SB, della Sonderbehandlung. Agli inizi di aprile del 41, tre medici, fra cui Menneke, famosissimo, che sono i veterani dell'eutanasia, si recano a Sachsenhausen per esaminare 400 prigionieri scelti dalle SS tra i 12.000 prigionieri del campo. Questi tre provenivano dalla Tefia. E a partire dal 3 giugno successivo i prigionieri esaminati vengono trasportati a Sonnenstein, uno dei luoghi di cui ha parlato prima Antonella, e uccisi all'arrivo. Quindi vedete, primo step, si prendono, ma in modo sullo sterminio ormai di massa, dai campi e li si porta negli istituti di eutanasia. Allo stesso tempo l'SS stabilisce che i prigionieri di ebole debbono addirittura annunciarsi loro stessi per andare a soggiornare, si dice, in un campo di convalescenza o in un sanatorio. E per la selezione, pensate, si usano gli stessi questionari, in parte già compilati, che usavano i medici nella Tefia. Aggiungevano solo le diagnosi. Come criterio centrale di questa fase valeva
l'abilità al lavoro dei prigionieri, ma erano anche posti dei altri criteri che erano sociali e politici. Per esempio, si legge, fanatico odiatore di tedeschi. Cioè, questo è un motivo per entrare nell'eutanasia. O ce n'è uno bello, psicopatico asociale. Cosa significa? O addirittura comunista impenitente. Cioè, questi sono dei criteri per l'entrata all'interno di questo sistema di messa a morte. Ma come criterio centrale è chiaro che vale l'abilità al lavoro. Ma poco a poco la 14F13 si trasforma dalla commissione dei medici, questo invece è un dato che fa distanziare pian piano dalla TEFIR, pur rimanendo uguale la metodologia, quindi dalla commissione dei medici dell'ESS, dei CAEL, si mischia sempre di più con un'altra decisione di massa poi, che è quella dei sovietici. Quindi c'è un'evoluzione di questo. Nel 1941 la commissione dei medici della TEFIA, che fa anche la 14F13, perde sempre la sua importanza, perché lo stesso ruolo viene assunto dal personale del campo. È molto più comodo. Quindi pian piano i medici si distanziano. Non è un caso che dei 120, delle 120 persone che dalla TEFIA passa all'Azione Reinhardt, come ha detto Sara, uno solo sia il medico. Eba, uno solo. Mentre tutti gli altri vanno, infermieri, tutti quanti, i medici sono uno, perché pian piano sono le SS dei campi, quelli che già stanno uccidendo all'interno dei campi, che assumono questo ruolo. Allora, già nelle prime azioni le SS dei CAEL partecipano, preparano gli elenchi, in alcuni campi come Sachsenhausen e Auschwitz partecipano addirittura alla selezione, ma nel dicembre, a partire dal dicembre del 41, la loro partecipazione viene formalizzata e allargata, e a partire dagli inizi dell'estate, già dal 41, ci sono più uccisioni con diversi metodi, iniezioni di veleno a Neuengamme, Grossrosen, Flossenbürg, Mauthausen e Struthof, Natzweiler. O a Gusen, per esempio, li annaffiavano con acqua gelida fino alla morte. Altro metodo. A Neuengamme le SS non si limitavano a riempire i formulari, ma uccidevano. A Neuengamme, come in altri lager, i primi prigionieri che vengono uccisi con 14F13 sono dei sovietici. Quindi anche qui anticipano quello che sarà la 14F14. Si uccidono poi polacchi, ebrei, indegni dell'esercito, Rassenschänder, quelli che avevano fatto il delitto contro la razza. Secondo Grabner, che era responsabile della politica apta e lunga ad Auschwitz, la 14F13 serviva alla pulitura di incorreggibili, così definisce la situazione. Criminali di professione, invalidi dal punto di vista fisico, storpi, contagiati, incurabili. Quindi c'è un mishung di motivazioni in cui però l'impulso della TEFIR è ben presente. Le principali vittime sono gli associali, i criminali, ma soprattutto poi, a un certo punto, sono i prigionieri ebrei. Vedete che anche qui si trasforma e che capiamo che questo sistema è quello che anticipa la Shoah da un certo punto di vista. A Buchenwald gli ebrei sono il 17% di tutti i prigionieri, ma è quasi il 50% la percentuale di quelli che sono mandati al gas, che sono scelti. Dall'autunno del 41 si assiste ad una radicalizzazione di questo fenomeno. Nella primavera del 42 però questa azione 14 per 13 viene fortemente limitata
si dà una comunicazione ai comandanti dei campi segreta di questo ridimensionamento, e nell'aprile del 43 arriverà un ordine da parte dell'ufficio centrale economico del Reich di sospendere l'azione. Liebe Henschel, che è stato anche poi comandante di Auschwitz e ultimo comandante di Majdanek, disse che da quel momento sarebbero stati messi a morte solo coloro che risultassero permanentemente inabili al lavoro, cioè i veri inadatti al lavoro, perché c'era bisogno di forza lavorativa per la guerra, è chiaro. Per questo si dovevano selezionare i veri malati cosiddetti di mente. Ma a Mauthausen le selezioni riprendono in aprile del 44 e a fine aprile iniziano le chiusure ancora a Hartheim, che erano state sospese. Fino al novembre del 44 sono stati uccisi circa 3.000 prigionieri di Mauthausen. Fra questi ci sono anche prigionieri russi e ebrei ungheresi. E anche qui questa fase dà almeno 20.000 morti. E la concentrazione degli ebrei nella seconda fase della 14F13 rappresenta il collegamento tra eutanasia e Endlösung, come anche l'uccisione dei pazienti ebrei nella Tefia aveva già fatto capire. Qui veniva realizzato in piccola misura quello che sarebbe avvenuto nel 42. Ovviamente 14F13 all'interno di Auschwitz, non sto lì a descriverla anche perché non c'è tempo, però quella che avviene nel blocco 11 nei sotterranei, con la prima come dire, la prima uccisione col Ciclone B, c'è stato anche un altro esperimento prima. Nel frattempo c'è l'eutanasia che viene chiamata poi, sarebbe stata chiamata l'eutanasia decentrata, cioè l'interruzione dell'uccisione col gas, decretata nell'estate del 41, non comportò la fine degli omicidi dell'eutanasia, è già stato detto anche prima, perché questi continuano con altre modalità, e anche con altri metodi. Ma una parola sulla 14F14. Già il 18 luglio arrivano i primi prigionieri sovietici ad Auschwitz. Vengono fucilati e picchiati a morte dalle SS. Nelle settimane seguenti ne arrivano altri e vengono subito uccisi. Nello stesso periodo ci sono i primi esperimenti dal blocco 21, perché vengono uccisi per la prima volta col fenolo. Ora, a metà luglio, già subito, del Heydrich ordina l'eliminazione e il programma viene chiamato in codice 14F14. Quindi viene chiamato, proprio dopo sollecitazione di Heydrich, l'eliminazione dei sovietici, ma con le tecniche che derivano da quelle dell'eutanasia. Nell'autunno del 41 gran parte dei campi si adatta a luoghi di omicidio di massa, almeno fino alla primavera estate del 42, quando ne arrivano oltre 40.000. Quindi abbiamo dappertutto Sachsenhausen, addirittura ne uccidono 9.000, solo di sovietici, in un apposito locale per le esecuzioni, che si può ancora vedere oggi se si va a Sachsenhausen, principalmente effettuate con colpi alla nuca. Pensate che Zireis, il comandante Mauthausen, nel settembre del 41 va a Sachsenhausen ad apprendere le modalità del massacro. Quindi ritorna a Mauthausen, dove inaugura il 21 ottobre lo stesso sistema, ma questo avviene anche a Buchenwald. A Dachau funziona invece il classico poligono. Ma ad Auschwitz invece iniziano le gassazioni di questi in una camera a gas, dopo aver modificato una parte del crematorium, ed è la prima camera gas sperimentale
ma ovviamente anche qui tutto finirà perché, le alte gerarchie naziste, d'accordo con la grande industria tedesca, decide che i sovietici non debbono più essere uccisi, ma sfruttati per le economie di guerra. Dovranno essere uccisi invece tutti gli ebrei. E quindi tutta l'attività criminale che inizia in sperimentazione sui sovietici con la 14 F-14 va a danno degli ebrei. Birkenau si trasformerà da Kriegsgefangenenlager, campo per prigionieri di guerra, e campo di sterminio degli ebrei. Questo è un po' i passaggi che abbiamo individuato dalla Tefia, quindi mi sono inserito proprio in chi mi ha preceduto. E anch'io vi ringrazio a questo punto. Eccoci, grazie infinite anche per questo intervento. E siccome si sta facendo un po' tardi, allora cederei subito la parola. So che c'è una domanda da Roma. Cedo la parola a Carlo, giusto? Tra l'altro mi sono collegato in ritardo. Avrei una domanda, più che una domanda, una considerazione. Secondo me questa parola eutanasia, la dolce morte, che accezione ha quindi nell'interpretazione della persecuzione contro, prima agli inizi, già dal 33, contro coloro che avevano delle invalidità, delle minorità, e poi successivamente c'è stato, secondo me, una sorta di continuità, no, tra l'azione della T4 e l'Action Reinhardt successivamente. Cioè io non vedo nessuna frattura, nessuna, come dire, interruzione. Cioè, e questo fa parte di un programma unico che già dal 33 poi si protrae fino alla fine del conflitto della Seconda Guerra Mondiale. E poi mi chiedo, voi avete parlato degli addetti ai lavori, no? Citando nomi e responsabilità, ma mi chiedo, tutto il popolo tedesco aveva in quegli anni un consenso a che si facessero queste cose nel nome della pulizia razziale, no? E soprattutto i medici, la classe medica aveva appoggiato, insomma, in modo esplicito questa operazione. Io devo dire che ogni volta che seguo un webinar per una settimana rimango turbato per la densità, no, gravità di queste azioni, che veramente non hanno più nulla di umano, non hanno più niente di morale, e quindi chiedo, non so, al professor Pezzetti, che saluto, se può dirmi qualcosa in proposito. Io sulla società tedesca farei parlare Zara, che è tedesca. Io non voglio Noi viviamo nella stessa casa e discutiamo spesso di questi temi, ma io non parlerei mai di un piano prestabilito. È molto difficile pensare che sapessero, guardate, quando parte l'eutanasia, e parte nel 39, non c'è ancora l'idea di sterminare tutto il popolo ebraico d'Europa. Questo è sicuro. Quindi è tutto un sistema di cui non si può parlare adesso, ma di rapporto tra autorità centrale e autorità locali, che via via si radicalizzano sempre di più, fino ad arrivare a... E anche le soluzioni metodologiche sullo sterminio sono proprio qualcosa che rimbalza dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Ma è chiaro che anche noi che studiamo e che lavoriamo su questo tutti i giorni da una vita, rimaniamo sconvolti, e siamo sempre sconvolti.
non so lei, credo, è sicuro che siamo sconvolti. Sara, cosa dici della società tedesca? Vorrei sentire Sara, ma non voglio attribuire alcuna responsabilità. Io sono aperto, sono un fratello di tutti i tedeschi, ho moltissimi amici tedeschi, e questo non significa che io attribuisca responsabilità. Però mi chiedo come così ciechi, perché io so che ho letto che a un certo punto queste azioni della T4 non erano più segrete, perché erano conosciute anche da gran parte della popolazione, ma ritenute giuste perché contribuivano a purificare, a mantenere pura la razza. Ecco, questo è il punto. Sara, cosa... No, cioè, da sottolineare ovviamente il consenso, e questo è giusto per durante il nazismo di gran parte della popolazione. Non so bene, il consenso non andava totale, diciamo, ignorava piuttosto i crimini di massa, della grande massa, magari sapendo qualche cosa, non conoscendo però puntigliosamente i dettagli, eccetera. Quindi il consenso non è, non lo direi proprio su, sul fatto che tutti volessero l'eutanasia o tutti volessero la morte degli ebrei, la morte dei prigionieri sovietici, e lì possiamo allargare anche molto di più la gamma dei morti. Però c'è anche da dire che il sistema persecutorio puntava su un numero spaventoso di partecipanti. Uno parla oggi di 200-300.000 persone che hanno aiutato in qualche modo. Quindi è una fetta della popolazione tedesca che non è proprio piccola. Cioè, quindi, e poi cioè, sono d'accordo sul fatto che dal 33 e anche dal 39 non è che si poteva sapere a che cosa sarebbero arrivati i tedeschi durante la guerra, però tutto comunque si inserisce in un'ideologia che raggruppa, cioè con il concetto dell'igiene della razza, che raggruppa a prescindere un gran numero di persone che sarebbero diventate vittime, cioè con l'idea della Volksgemeinschaft pura, sana, basata su comunità del popolo, su certi criteri, tutti gli altri che fuoriuscivano anche da asociali, gli omosessuali e via dicendo, è chiaro che l'ideologia così forte poi faceva tutte... Vorrei aggiungere una cosa sola. Secondo me è importante il fatto che le istituzioni abbiano quasi, cioè a livello gerarchico, alto gerarchico, non hanno fatto nulla. L'eutanasia è intesa come era intesa in Germania e come era propagandata, era chiaramente anticristiana, ma molto chiaramente, tant'è che ci sono stati i religiosi che sono finiti in campo per protestare con quello, ma ufficialmente non c'è stata alcuna scomunica, non c'è stato nulla che abbia contrastato. Io credo che innanzitutto i responsabili di questa etica religiosa universale, cioè il Vaticano e così via, doveva opporsi, ma con forza, e cercare di mobilitare i suoi aderenti, cioè i suoi cristiani, contro questo. Invece sono chiaro, cosa che non è stata fatta. Concordo perfettamente, anche perché so che spesso le massime autorità religiose benedicevano gli eserciti prima che questi andassero in guerra, e quindi questo è ben lontano dallo spirito del cristianesimo, credo, no?
Grazie veramente di cuore per i vostri interventi, è stato un piacere, anche se in modo precario mi sono dovuto organizzare col cellulare, perché in genere mi collego col computer. Siamo visti e capiti. Grazie, c'è una domanda di Alessandro Matta. Alessandro? Anzitutto complimenti a tutti i relatori. È una domanda per la professoressa Antonella Tiburzi. Mi sembra di capire che la deportazione dei malati da Pergine ai centri di eutanasia è stata quasi interamente fotografata. Cioè, mi sembra di capire, di aver visto, che c'è proprio un vero e proprio servizio fotografico, un qualcosa di simile a un album. Vorrei capire, queste fotografie vengono prese casualmente, vengono prese per scopi propagandistici, c'è uno scopo di pubblicare magari sulla stampa, ecco, che anche da queste zone dove la popolazione ha scelto di stare col Terzo Reich si sta provvedendo a questa pulizia? Ecco, vorrei capire questo, grazie. Sì. Grazie Alessandro della domanda. Sì. Dunque, le foto sono presenti all'archivio di Pergine. Naturalmente Pergine non è più un ospedale psichiatrico, però mantiene ancora un importante archivio che va dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 70, dunque una fase molto lunga. No, queste foto sono state scattate dai medici dell'ospedale di Pergine, che hanno accompagnato i pazienti fino a Zierfalten, e una parte di loro, ma veramente piccola, si sono fermati a Halle in Tirol, che era, diciamo, rispetto a Zierfalten, che era vicino Grafenegg, dunque anche molto importante. Halle in Tirol svolgeva proprio il ruolo come se fosse un centro della T4. Non vengono fatti, vengono raccolti, io ho trovato nei fascicoli di rapporto su questo trasporto, cioè quando, dopo che avevano accompagnato i pazienti, facevano un rapporto, naturalmente come per tutti gli altri trasporti, e poi diciamo così, raccontavano quella che era stata la loro destinazione. Questi pazienti, questi 299 pazienti, sono stati in parte eliminati sul loco, in loco, in realtà una parte è stata proprio abbandonata a se stessa. Dunque sono stati proprio lasciati morire di fame, di sete, di cure soprattutto. Però questo, diciamo così, compare soltanto nella documentazione relativa alle testimonianze dei familiari che avevano portato i loro cari alla stazione, vederli poi partire e non tornare, diciamo così, ecco, in questo modo. Dunque non era proprio scopi propagandistici, era proprio per redigere poi un rapporto su questo trasporto, che è stato l'unico che è arrivato fino nel Baden-Württemberg, fino in Germania. Ma alcuni malati che invece avevano, diciamo che la questione delle opzioni, no? Perché loro sono sia optanti che da Bleiber, cioè quelli che decidono invece di rimanere pur di lingua tedesca in Alto Adige, quelli che invece, appunto, se a loro non viene chiesto, che loro devono redigere e compilare questa domanda e consegnarla entro il 31 dicembre 1939. Dunque a loro non viene naturalmente chiesto, vengono presi e trasportati appunto in Germania, nel Terzo Reich. Ma questi rapporti sono minuziosi per quanto riguarda, per esempio, lo stato di salute di queste persone, se sono in fin di vita oppure se hanno qualche speranza. Loro scrivono addirittura di cura in Germania, mentre invece sappiamo benissimo, però col senno di poi, naturalmente, che non si trattava una cura. Dunque il materiale per raccontare, per far riportare quello che era accaduto, è una cronaca, diciamo così, anche abbastanza minuziosa di questi trasporti da Pergine. L'ultima cosa che dico è che a Pergine però vennero internate, ad esempio, molte donne che erano
non erano affette da patologie come quelle che poi vengono menzionate nella T4, ma che magari semplicemente soffrivano un po' di depressione, oppure erano state, che ne so, avevano perso i mariti in guerra, i vari fronti di guerra militare, oppure avevano perso i figli per malattia, sappiamo benissimo come erano le condizioni generate dal fascismo, e dunque erano morte rinchiuse, diciamo così, venivano rinchiuse nel carcere, nell'ospedale psichiatrico di Pergine. Posso dire soltanto questo dettaglio, ma penso che lo conoscete bene: Giaida dal Serre è stata la prima moglie di Benito Mussolini ed era d'origine trentina, appunto, è stata internata quando Mussolini inizia l'ascensione verso diciamo così il comando proprio totale del partito. Lui si vuole liberare di lei, di suo figlio, cioè del figlio di Benito Mussolini, che infatti si chiama Benito, e la fa rinchiudere nel carcere, nell'ospedale di Pergine, dove verrà lasciata morire veramente a se stessa. È il caso di moltissime altre donne come lei, per esempio. E quindi siamo, diciamo così, anche nella fase precedente di quello che poi sarà l'T4, mentre invece questo gruppo che parte appunto nel maggio del 39 rientra proprio nell'T4 tra Italia, ecco, e Germania. Non dimentichiamo che però il Terzo Reich, che l'Alto Adige è Vorarlberg, cioè fa parte del Terzo Reich, come da una parte l'Adriatico-Kunstland, della parte così, mentre invece l'Alto Adige fa parte del Terzo Reich, dunque è parte di questo, ecco. Grazie. Grazie, e se non ci sono altre domande passerei la parola a Susanna per concludere. Grazie, certo, sì, siamo tutti appesantiti, ma trovo che sia stato estremamente interessante la ricostruzione così dettagliata, che sono anche frutto naturalmente di studi molto approfonditi che sono stati fatti dagli intervenuti, dagli studiosi che sono intervenuti. Posso chiudere semplicemente ricordando il prossimo appuntamento che organizzerà la task force a settembre, che dovrebbe essere, se riescono a mettere insieme tutti i pezzi, la presentazione di un wikibook con tutte le schede relative ai nazisti. Appunto, il wikibook è sul tema "Per bocca degli esecutori, i nazisti ammettono sterminio e camere a gas", e quindi ci dovrebbe essere tutti gli interventi di questi nazisti affiancati dal commenti e giudizi di storici italiani. E successivamente ci sarà anche una iniziativa di presentazione del libro di Alessandro Matta, presidente dell'Associazione Memoriale Sardo della Shoah, gli ebrei della Sardegna durante le leggi anti-ebraiche e la Shoah, che è stato edito quest'anno da Giuntina, e lascio a lui la parola per una piccola e breve illustrazione della sua opera. Grazie. Buonasera a tutti, anzitutto un ringraziamento a Francesco e a tutta la task force per avermi già un mese fa ormai accolto all'interno della task force, avermi già dato insomma alcuni compiti che dovrò svolgere soprattutto in compagnia di Maddalena Hamel, in particolare alcune voci quali quelle per esempio relative all'associazione di Yahad Inunum. Questa presentazione, che verrà fatta successivamente all'autunno, vuole essere una presentazione di una ricerca work in progress, iniziata nel 2011 ormai, come tesi di laurea triennale in scienze giuridiche. Si trattava di un lavoro sull'applicazione delle leggi antiebraiche del fascismo in Sardegna. Si pensava all'epoca solamente, puramente, da un punto di vista esclusivamente amministrativo. Perché? Perché la Sardegna non ha più una comunità ebraica organizzata dal 1493, dall'editto di espulsione degli ebrei dalla Spagna, applicato anche nelle isole dell'Italia un anno dopo, e solo dal XIX secolo, con la Sardegna che
Costituzione d'Italia che concede l'emancipazione agli ebrei sia una piccola presenza ebraica, ma si trattava proprio più di professionisti. In realtà questa ricerca, partendo dagli archivi di Stato di Cagliari e allargandosi agli archivi nazionali di Stato e agli archivi internazionali come quello di Badar Olsen, ha portato a dei risultati incredibili. Paradossalmente, per la sua posizione geografica, la piccola presenza ebraica della Sardegna in quegli anni ha delle connessioni incredibili con la Shoah, non soltanto italiana, ma addirittura in Germania, in Polonia, in Francia, addirittura dall'altra parte del mondo fino a quasi a Shanghai. Si tratta di una ricerca appunto work in progress, perché continuamente emergono nuovi documenti e addirittura nuove storie. Per esempio, fino ad adesso si pensava che fossero solamente 3 i casi di deportazioni razziali connessi alla Sardegna, 3 donne, Elisa Fargion, Zaira Cohen e Vittorina Mariani, una delle 3 solamente sopravvive. In realtà ad oggi sono 6 i casi fino ad adesso rintracciati di deportazione razziale connessi con la Sardegna. Si tratta di casi esteri che si collegano con la Shoah in Ungheria, con la Shoah in Romania, per esempio, è un altro caso di deportazione a Bergen-Belsen di una persona nata in Sardegna, della quale nessuno sapeva niente fino a che non è saltato fuori questo documento dallo United States Holocaust Museum di Washington. Quindi è una ricerca veramente work in progress, pubblicata solamente in quella che si presuppone essere una prima edizione quest'anno, ma che conosce continuamente nuovi sviluppi. Non so esattamente il giorno di questa presentazione, dovrebbe essere verso gennaio, ma quanto prima, insomma, comunicherò la data. Grazie. Grazie a te. Grazie. Abbiamo fatto tardissimo. Ringrazio tutti i partecipanti per la loro collaborazione. Ringrazio gli intervenuti, naturalmente, e i presenti. Grazie e buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera, grazie. Buon lavoro a Wikipedia, come dicono qui in Giappone. Grazie. 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 Ci vediamo a Merano, Antonella. Davvero? Riesci a venire? Antonella, il giorno della presentazione è novembre, ma sarete tutti avvisati prima. Dobbiamo accertarci che alcune persone ci devono assolutamente essere, quindi dobbiamo stabilire il giorno in funzione di ci saremo. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao Sara, grazie. Ciao Carlo. Ciao Greca. Ciao Francesco! Ciao! Ciao! Ecco Tina! Ciao Tina!